5 di Roma, che coordinate dal regista Roberto Gambuti vi giungono dal palazzetto dello sport di Roma. Sono i 73esimi campionati italiani assoluti di pugilato dilettanti, giornata dedicata alle semifinali. Si è appena concluso l'incontro valido per la categoria dei pesi piuma con la vittoria di Marcello Calabrese per squalifica dell'avversario Franco Lilliu. Marcello Calabrese, laziale, Franco Lilliu di Cagliari. Sentite il verdetto ed eccoci all'esultanza ovviamente di Marcello Calabrese. È nato a Roma nel 69, il suo maestro è Marcello Paciucci, che ricordiamo campione italiano dei medio massimi nel 75, nel 78. Era il 36esimo incontro di Calabrese, 23 vittorie, 5 verdetti di parità, 8 sconfitte. Aveva già battuto nei quarti il pugliese Antonio Spadone e ora con questa vittoria, sia pur per squalifica, approda alle finali di sabato. E Roma torna così ad ospitare per la nona volta nella storia i campionati italiani di pugilato dilettanti, a 23 anni di distanza dalla ultima edizione nel 1972. Ora vi daremo altri due incontri in diretta, speriamo tre se il tempo lo permetterà, poi l'appuntamento sarà per questa sera sempre su Rai 3 alle 23:30 per vedere Piero Aurino, è campione mondiale juniores, sicuramente la nostra punta di diamante per quanto riguarda il pugilato dilettantistico. Ma andiamo avanti con il programma. Sul traguardo in completo rosso è Giuseppe Lauri del Lazio, anche lui, di fronte il lombardo Vincenzo Scognamiglio. Giuseppe Lauri è nato nel 1976, il 28 maggio, per cui un pugile giovanissimo, 19 anni, è stato convocato per 8 volte in nazionale, questo è il suo 88esimo incontro, 68 vittorie, 8 verdetti di parità fino ad ora e 11 sconfitte. Nei quarti ha battuto il lombardo Giuseppe Verga, ancora lombardo, per cui sulla sua strada. Scognamiglio è in completo blu, mentre Giuseppe Lauri ha la maglietta rosso granata della polizia, pantaloncini bianchi. Ricordiamo che Vincenzo Scognamiglio, anche egli molto giovane, è nato il 15 maggio del 74, ha meno incontri del suo avversario, soltanto 34 disputati, questo è il 35esimo, con 22 vittorie, 8 sconfitte e 4 verdetti di parità. Nei quarti è superato l'emiliano Alberto Servidei. Ricordiamo ancora allora Giuseppe Lauri in maglietta granata delle Fiamme Oro, polizia, pantaloncini bianchi in completo blu e il lombardo Vincenzo Scognamiglio. L'arbitro è il signor Lucio Maggiore del Comitato Campano. Prima ripresa vige in, ovviamente nei campionati italiani dilettanti, il sistema delle macchinette, 5 macchinette, un sistema da non tutti gradito poiché i tempi di reazione non tanto dei giudici addetti ai pulsantini ma proprio delle macchine, del computer legato alle macchine, è tale che le serie di colpi difficilmente vengono riportate, per cui viene pagato un pugilato più lineare, un pugilato più scarno. E molti pugili, soprattutto dilettanti, ovviamente dilettanti, io ovviamente dicevo soprattutto escludendo i novizi e gli juniores, i dilettanti soprattutto si sono adeguati e hanno adeguato il loro pugilato proprio a queste macchinette, di conseguenza nel momento stesso in cui passano professionisti trovano difficoltà superiori a quelle di un tempo nel riadattare il loro pugilato alla vera box, box fatta di serie, fatta di azioni costanti e soprattutto in grado di colpire tutto il bersaglio per intero, cioè dalla cintola in su e non soltanto principalmente il volto, la testa. Comunque
buona l'attività di Vincenzo Scognamiglio per quanto riguarda la quantità, mentre invece Giuseppe Lauri fino a questo momento si sta facendo preferire per la qualità della propria box. Ha colpito meno Lauri ma con più precisione. Ora vediamo se il verdetto delle più o meno famigerate macchinette darà ragione o meno a questa intuizione. Ecco, vediamo, arriva infatti il verdetto della prima ripresa, netto vantaggio per Giuseppe Lauri, oltre, ben oltre corse di quanto noi stessi si immaginava, 8-1 in favore di Giuseppe Lauri la prima ripresa. Vi avevo parlato appunto di una maggior quantità da parte di Scognamiglio ma una miglior qualità da parte di Giuseppe Lauri, il pugile, questo è Scognamiglio lombardo, mentre sulla destra ora della vostra inquadratura vedete Giuseppe Lauri in piedi. Ed eccoci alla seconda ripresa, un bel incontro questa semifinale nella categoria dei Piuma. Il primo finalista è Marcello Calabrese Laziale e qua si va incontro ad una finale tutta della regione che ospita questi campionati italiani. Buona la serie di Scognamiglio, ma è una serie che in campo dilettantistico, ripetiamo, paga meno di quanto non lo faccia invece in campo professionistico. Le macchinette, lo ricordiamo ancora, assegnano un colpo a un pugile allorquando 3 su 5 giudici addetti segnalano il colpo stesso, e tra un colpo e l'altro deve passare almeno un secondo di tempo, tempo necessario al cervello, al computer, di immagazzinare il colpo. Buono il montante di Lauri, colpo isolato ma nettissimo, chiaro, pulito ed in grado di essere registrato con tranquillità da tutti i giudici. Continua Scognamiglio nelle sue serie, buono il destro questa volta di Scognamiglio, seppur parzialmente schivato da Lauri. Cambia guardia Lauri molto di frequente. Ecco ora guardia destra, potente, cioè il destro. Argentino. Questo nel tentativo di confondere un po' le idee al proprio avversario, che sicuramente sta dando una maggior prova di sé. Ora si gira Lauri, viene prontamente ripreso dall'arbitro Lucio Maggiore. Ancora un break. Ha il suo da fare l'arbitro Maggiore in questo momento della seconda ripresa. Intanto abbiamo già i primi finalisti nei pesi gallo, Salvini e Molaro. Nei pesi piuma, l'incontro precedente abbiamo già ricordato, l'abbiamo anche visto in apertura di collegamento, Marcello Calabrese. Siamo sul finire della seconda ripresa, una seconda ripresa che Lauri ha comunque controllato pur dovendo registrare un ritorno consistente del suo avversario, cioè di Vincenzo Scognamiglio. Ancora un tentativo di Lauri, reagisce Scognamiglio, molto valido anche lui comunque, e termina la seconda ripresa. Per il prossimo incontro all'angolo rosso sarà via Cristian, all'angolo blu sono stati 140 gli atleti provenienti da tutte le regioni, i pugili che hanno dato vita a questa edizione dei campionati italiani. Ricordiamo che la rassegna tricolore debuttò a Milano nel 1920, per poi approdare già nel 1921 a Roma, nella capitale.
Intanto il punteggio da 8 a 1 è salito a 14 a 1, punteggio un elastico che si va allargando a dismisura sempre in favore di Giuseppe Lauri, che ha dimostrato in tutti i casi una maggior preparazione tattica e anche tecnica. Ovviamente 14 a 1, ci sembra comunque un risultato parziale che non paga completamente quello che Vincenzo Scognamiglio ha fatto vedere nel corso delle due riprese. Ora siamo alla terza e ultima, un buon destro di Lauri a segno. Fino adesso un dato statistico: dal 1920, per cui nelle precedenti 72 edizioni, si sono laureati complessivamente 695 campioni italiani. Ora c'è una mezza spinta di Scognamiglio, scivola peraltro Lauri, che dà l'impressione giustamente di voler controllare il combattimento senza correre eventuali rischi, in previsione della finale di sabato prossimo, finale nella quale Giuseppe Lauri, salvo imprevisti, incontrerà l'altro laziale, Marcello Calabrese. Vi sarà anche uno scontro generazionale tra Calabrese e Lauri, vi sono 7 anni di differenza tra i due, 7 anni in campo pugilistico significano 2 generazioni di dilettanti, intendo, eh? Ancora attività di Lauri, rimane il titolo italiano in tutti i casi l'obiettivo più prestigioso per ogni pugile dilettante. Ricordiamo alcuni nomi: da Turiello, Benasconi e Urbinati, Proietti, Formenti, Bolognesi, poi in tempi più recenti De Piccoli, Benvenuti, Burruni, Musso, Bossi, Azzori, per arrivare a Oliva, Damiani, Todisco, Rosi, Stecca, Parisi, fino a Pietro Aurino, campione mondiale juniores, l'abbiamo già ricordato, che fu campione italiano a 17 anni, 2 anni fa. Mentre si volge al termine l'incontro tra Lauri e Scognamiglio, ricordiamo a proposito di Benvenuti che ha destato sensazione il titolo del quotidiano sportivo della capitale, che titolava Benvenuti scappato. Ma occorre ricordare, a scanso di equivoci, che Benvenuti non è né indagato né ricercato, per cui è un cittadino liberissimo di andare a suo piacimento in tutte le parti del mondo senza dover rendere conto a nessuno. Si tratta ovviamente di un personaggio. Tuttavia, se Nino Benvenuti ha deciso a un certo punto di prendersi un mese di ripensamento andando casualmente, poi non troppo casualmente, a cercando perlomeno di dar sollievo ai meno fortunati, beh, questo va tutto a suo merito e non dobbiamo certamente essere noi ancora qui a esserci a giudici nel commentare, tra l'altro in maniera pressoché volgare, questo suo viaggio nel tentativo di purificare un tantino la vita, cosa che magari ognuno di noi dovrebbe fare a un certo punto della propria esistenza. E termina questo incontro. La vittoria di Giuseppe Lauri è scontata, vediamo di quanto è aumentato il suo vantaggio. Beh, in effetti ha controllato l'incontro, 18 a 1 il punteggio finale, un 18 a 1 che premia Giuseppe Lauri, che lo abbiamo già ricordato incontrerà in finale l'altro laziale, Marcello Calabrese. 18 a 1 Lauri Giuseppe. 19 anni Giuseppe Lauri, pugile giovane, ben dotato, e molto cavallerescamente, vedete, il suo avversario Scognamiglio lo favorisce nell'uscire dal ring. Ecco, vediamo intanto salire sul ring l'arbitro Antonio Silvestri del Comitato Laziale,
pronto per dirigere la semifinale dei Super Welter tra Cristian Sanavia e Luca Mori. Vediamo anche in sovraimpressione la scritta. Vi presenta ancora i pugili all'angolo rosso. Cristian Sanavia è nato a Piove di Sacco nel 75, è stato convocato già una volta in nazionale proprio nella recente tournée in Argentina. Questo è il suo 60° incontro, ha vinto 37 volte, in 14 incontri invece ha lasciato la vittoria al proprio avversario, 8 verdetti di parità. Ha battuto nei quarti nettamente Claudio Perugino, uno dei tanti della dinastia dei Perugino. Nell'angolo blu abbiamo visto invece, vediamo Cristian Sanavia, appunto angolo blu, mentre Luca Mori è nell'angolo rosso, no, è alla rovescia invece, no? Vediamo in volto i pugili. Con il casco rosso è Cristian Sanavia, mentre con il caschetto e maglietta blu è Luca Mori. Luca Mori, veronese, 23 anni, è nato il 21 giugno del 72, anche egli una volta convocato in nazionale. Nei quarti ha battuto il pugliese Eugenio Roma, un incontro sulla carta equilibrato, anche se Cristian Sanavia nel corso di questa rassegna tricolore ha fatto vedere qualche cosa in più ed è anche uno dei pugili giovani dai quali ci si attende qualche cosa di buono. Cristian Sanavia, ricordiamo, è il pugile in maglietta e casco rosso, guardia destra, Mancino cioè, mentre Mancino è peraltro anche Luca Mori. È più giovane Sanavia, ma ha disputato quasi il doppio degli incontri del proprio avversario, questo è il suo 60°, mentre 35 combattimenti per Mori. Ricordiamo che l'arbitro è il signor Antonio Silvestri del Comitato Laziale, i giudici Barovecchio, Puelli, Frassinetti, Manduzio e Venturu. Sinistro preciso e violento di Sanavia. E Sanavia è un pugile che ha un pugno niente male. Ancora un sinistro a segno. Nella stessa categoria vedremo a seguire, se faremo in tempo, Domenico Mura e Antonio Perugino. Antonio Perugino, uno dei migliori pugili in campo dilettantistico italiani. Ambedue veneti. Di Piove di Sacco Sanavia, di Verona Luca Mori. Ancora il sinistro di Sanavia che si fa sentire. È interessante il colpo di Sanavia. Intanto ci ha raggiunti Franco Falcinelli, che è il commissario tecnico delle nostre nazionali. Falcinelli che sarà in grado di darci dei ragguagli tecnici su ogni pugile ben più precisi di quanto non si possa fare noi. Tuttavia una prima ripresa appannaggio di Cristian Sanavia, un pugile notevolmente interessante soprattutto in previsione futura. Falcinelli, vediamo subito l'incontro. Parlavo di Sanavia che ha già dimostrato nella prima ripresa di avere qualche freccia in più nel proprio arco che non il suo avversario. Sì, questo giovane pugile veneto è cresciuto in quest'ultimo periodo molto. L'abbiamo portato in Argentina, ha vinto l'oro in un torneo, nel torneo Buenos Aires 95, poi siamo andati nello stage a Berlino e ha fatto una bellissima figura contro i migliori, con il medio Eichenbrot che è campione d'Europa. E peccato che non riesca a militare nella categoria dei welter, che sarebbe veramente la categoria più congeniale alla sua struttura morfologica e anche sarebbe molto più favorito nella potenza.
Certo, ma comunque vediamolo nella seconda ripresa, non abbiamo il riscontro numerico di questo primo round, tuttavia un vantaggio abbastanza netto per Cristian Sanavia, che è riuscito a colpire più volte in maniera molto chiara il proprio avversario. Molto aggressivo Sanavia, per scelta di categoria vorrebbe dire 4 kg in meno, non sono pochi, considerando che nel pugilato normalmente si va sul ring già quasi al limite del proprio peso. Peraltro Sanavia dà l'impressione di avere anche un'ossatura abbastanza pesante, di qui probabilmente la difficoltà definitiva, no, di scendere nei welter come invece spererebbe il commissario tecnico Falcinelli. Brava, io te devo dire, bella la combinazione, e bravo Sanavia, è riuscito a entrare con il destro al bersaglio grosso, il sinistro invece al volto. Il ragazzo è dotato anche di un discreto tasso di classe, ben preparato. Occorre dare atto anche a tutti i maestri sparsi per l'Italia che aiutano e non poco la federazione nel presentare pugili in grado di alimentare poi il serbatoio della nazionale. Come dire, Falcinelli, i maestri lavorano e Falcinelli coglie frutti, insomma. Mi pare semplicistica la cosa. Noi apprezziamo molto l'opera dei nostri collaboratori in periferia, e senza di loro certamente la boxe non avrebbe né futuro né passato, però dico che noi ci assolviamo anche un ruolo di formazione, di raffinamento, di perfezionamento, e soprattutto per farli competere a livello diciamo di elite nelle grandi manifestazioni, dove non basta certamente l'allenamento di società. Certo, ovviamente la nostra era una battuta. Speriamo fra qualche minuto di riuscire a vedere all'opera Antonio Perugino, campione italiano nelle ultime tre edizioni, nella categoria dei super welter, è il capostipite della dinastia, almeno a livello dilettantistico, mentre Prisco è già passato professionista. Si fa vivo Luca Mori con colpi dalla distanza che non impensieriscono più di tanto Cristian Sanavia, che termina la seconda ripresa ancora in avanti. Il vantaggio di Sanavia dovrebbe essere aumentato, vediamo se riusciamo ad avere i punteggi da parte degli addetti al computer. Intanto il regista Gambutti ci ripropone alcune immagini della ripresa precedente con gli attacchi di Sanavia, che ricordiamo è il pugile in completo rosso, ovvero sia maglietta e casco rosso. Parlando di Antonio Perugino, poi lo vedremo all'opera, a mio avviso è lui un po' il migliore della dinastia, io lo preferisco perlomeno a Prisco. Beh, devo dire che attualmente forse è migliore per tutta una serie di considerazioni anche tecniche, però sta crescendo molto bene anche il fratello minore Claudio. Proprio di fratelli minori ricordiamo che c'è un certo Ventrone che ha 15 anni ed è semifinalista. La vera sorpresa dei campionati. Sì, e Franco Falcinelli si illumina quando parla del giovanissimo Ventrone. Intanto 5-1 il punteggio in favore di Sanavia dopo le prime due riprese. È un po' scarno il vantaggio di Sanavia, ma non tanto per quanto riguarda il gap tra lui e Mori, ma proprio per quanto riguarda il numero di colpi che in due riprese hanno registrato. Sembrano oggettivamente pochi, visto che è riuscito a portare dei colpi ben precisi, ben chiari. Ricordo Falcinelli, è chiaro che le serie macchinette non riescono a digerirle, sì. Thank you.
appare un po' stanco Cristian Sanavia. Occorre dire che ha condotto due riprese a tutto ritmo. Ora io vorrei pregare la regia qui del Palazzetto dello Sport di sentire con la regia dello studio se possiamo avere qualche minuto in più, poiché noi fra tre minuti abbiamo finito questo incontro. Poi sul ring avremo uno delle stelle di questi campionati italiani, Antonio Perugino, e in, facendo un rapidissimo calcolo dovremo andare a finire alle 17 e tre minuti, due tre minuti, massimo quattro, ecco, per cui vorremmo chiedere lumi alla regia di Roma tramite Roberto Gambuti sul potere o meno riuscire ad allungare di due o tre minuti questo collegamento. Ha un bel ritorno finale Luca Mori nei confronti di un Cristian Sanavia un po' appesantito, un po' faticato. Ora rientra, bello il sinistro, ancora un sinistro di Sanavia. È stato un po' il colpo che maggiormente ha usato il pugile di Piove di Sacco, atleta del Box Club Piovese. 9-2 il punteggio in questo momento, per cui pur difendendosi Sanavia è proprio forse per questo con meno energia è riuscito a limitare i colpi privilegiando la precisione, e di qua in una ripresa è riuscito a fare quanto non era riuscito a fare. Ancora un sinistro di Sanavia, ottimo Cristian di nuovo. E termina la terza ripresa. Ora se riusciamo a salire subito sul ring potremo riuscire a rimanere entro il 17 o minuto, che è il limite massimo che ci è consentito. Comunque poi vedremo l'andazzo dell'incontro e riusciremo anche a precedere il verdetto ufficiale. Eccoci alla ufficialità della vittoria di Cristian Sanavia. Sentiamo Sanavia, il punteggio non l'abbiamo sentito, 8-2, non l'ha detto, però era 8-2, non dovrebbe essere mutato. Ed ecco, vediamo sul ring salire subito Giulio Frassinetti, è l'arbitro dell'incontro tra Antonio Perugino e Domenico Mura. Antonio Perugino dovremmo vederlo alla destra, eccolo qua, sta salendo sul ring, è maresciallo dell'esercito per meriti sportivi. Antonio Perugino, abbiamo già detto, campione italiano dal 92 ininterrottamente, è giunto al suo 78esimo incontro, 61 vittorie, 15 sconfitte, un pari. È nato a San Prisco in provincia di Caserta il 30 settembre del 73, 22 anni, 13 volte nazionale Antonio Perugino. Domenico Mura è più giovane, è nato nel luglio del 75, è nato a Porto Torres, atleta delle Fiamme Oro, anche egli due volte in nazionale. Ha un notevole curriculum, 63 incontri, 42 vittorie, 17 sconfitte, 4 pari. Un bel incontro, e chiaramente tutte le previsioni sono per Antonio Perugino. Tuttavia Domenico Mura non è l'ultimo arrivato, dovrebbe essere un bel incontro. Ricordiamo Antonio Perugino ai pantaloncini blu, maglia rossa, di fronte in questo momento, di spalle, maglietta bianco granata, pantaloncini bianchi, e invece il poliziotto Domenico Mura. Ricordiamo che Perugino ha 22 anni, è maresciallo dell'esercito, seppur per meriti sportivi.
E questo è una cosa molto interessante anche dal punto di vista della tranquillità economica. Molto chiuso nella sua guardia è Falcinelli. Volevo dire che anche Mura ha raggiunto la sua tranquillità economica entrando nelle Fiamme Oro, e quindi sono due atleti che in qualche modo sono anche privilegiati dal punto di vista anche della preparazione, del full time per lo sport. Tutti e due seguiti con estrema attenzione da Falcinelli, tutti e due nell'ambito della nazionale. Anche Mura è interessante. Sì, molto. Esprime una box molto bella. Peccato che diciamo non abbia una resistenza per tutti e tre i round. Di solito nel terzo round si scompone un po', ma altrimenti è un atleta molto interessante. Ad occhio sembra una differenza di struttura fisica notevole, invece il peso è simile praticamente. Il limite è 71 kg. Buona Mura in questa fase. Ancora Mura, che tenta di far valere la sua velocità e freschezza in questa prima ripresa. Perugino le usa tutte però, Pugile molto esperto. Un sinistro di Perugino, ha schivato, è rientrato con il sinistro e viene contato subito Domenico Mura. Il conteggio peraltro in campo dilettantistico non porta ad alcuna penalità dal punto di vista del punteggio dei giudici. Appare molto determinato e sicuro di sé Perugino. È chiaro che la sua esperienza è molto, molto grande, molto ampia, esperienza che viene anche dalle 13 maglie azzurre, per cui è abituato. E ricordiamo che 13 maglie azzurre non vogliono dire 13 incontri mondiali, internazionali, vogliono dire tornei, per cui in fatto di incontri potrebbero essere almeno i 13 moltiplicati per 4 in linea di massima. Per cui contare le sue esibizioni in maglia azzurra è molto facile, siamo oltre le 50 battaglie con la maglietta della nazionale. Ancora Perugino, 1-2 al volto di Mura, e riesce a alternare con estrema disinvoltura i colpi a bersaglio grosso e al volto. Termina la prima ripresa che Antonio Perugino ha condotto su ritmi molto alti. Uno Perugino che conferma tutto quanto di buono si conosce di lui, mi pare. Diciamo che è un pugile che ormai potrebbe veramente ambire ad Atlanta, ha possibilità atletiche, ha esperienza. Ecco, speriamo che abbia anche la costanza di prepararsi, perché soffre un po' un'eccedenza di peso in quanto non è costante. Qui apriamo un pochino ha fatto uno sguardo, sì, arriviamo alle dolenti note di Antonio Perugino. 3-1 il suo vantaggio, intanto c'è un po' di difficoltà a soffrire, un po' di forse poca voglia alla sofferenza, poca inclinazione. Sì, molto probabilmente deve aumentare questa sua motivazione intrinseca, può raggiungere i risultati, deve mettersi in testa che per raggiungerli occorre un costante, continuo e razionale e qualificato lavoro. Bene, e siamo alla seconda ripresa. Intanto abbiamo visto passare sotto celate spoglie il campione europeo del Supergallo. Era Belcastro quello che è passato poco fa? No, non è lui, forse abbiamo avuto le visioni. Buono ancora Perugino, un sinistro pesantissimo. Allora mi confermo, infatti era Belcastro, l'abbiamo visto con una scopola in testa fino agli occhi. Un gran colpo di Perugino e Mura l'abbiamo visto per un attimo in difficoltà. E interviene l'arbitro Frassinetti, invita un po' la calma i due pugili.
c'è un bel dualismo tra i due, In questa, è solo in questa occasione che Mura ha fatto il super welter, altrimenti ha sempre militato nella categoria inferiore. Infatti lo si vede anche dalla statura fisica, una struttura diversa, più esile sicuramente. Si scompone un po' Domenico Mura. È chiaro che il pronostico lo vede chiuso in questo incontro. Apre un po' la guardia a Perugino, quasi a invitare Mura a farsi sotto. Vistoso tatuaggio sulla spalla destra e sulla spalla sinistra per il maresciallo Perugino. Uno, due di Mura al volto, reagisce Perugino, si scompone anche il pugile Campano. A vuoto ambedue i pugili intanto. Di nuovo intervento dell'arbitro Giulio Frassinetti, che ha il suo da fare. È un momento poco lineare, poco limpido di questo incontro. Di nuovo l'intervento di Frassinetti, che sta chiedendo ai due pugili in pratica che cosa vogliamo fare, ragazzi. Ci mettiamo a combattere tranquillamente oppure continuiamo in questa, questi corpo a corpo? Eccolo qua, Selvaggi quasi, infatti questa volta è Mura che si scompone in maniera eccessiva. Destro volante di Perugino pesante che Mura sente. Ancora un conteggio questa volta? No, non c'era però. Questo casomai nel pugno precedente, ma questa volta non è andato a segno Antonio Perugino. Comunque ancora un conteggio. Siamo al termine ormai della seconda ripresa. Destro di striscio da parte di Perugino, colpo alla nuca, colpisce un po' con l'interno il pugile Campano del gruppo sportivo delle forze armate dell'esercito. Ed eccoci al termine della seconda ripresa, un controllo di tempo. Finiamo alle 17:02, 17:03. A questo punto chiediamo lumi. 6-4, abbastanza equilibrato l'incontro, anche se la vittoria di Perugino non dovrebbe essere in discussione, soltanto se il pugile campione italiano uscente riuscirà a mantenere un tantino più di linearità, un pochino più di calma. Adesso c'è il pericolo di questo calo di Mura nel terzo round che dovrebbe ampliare la distanza e dare via libera a Perugino. Bene, andiamo avanti, poi nel momento in cui dovremo interrompere lo faremo, pregando anche, vediamo se riusciamo a farlo, se potessimo avere anche durante la terza ripresa il computo, il conteggio dei punti, perché potremmo interrompere il combattimento per limiti di tempo, e allora in modo da avere, ecco, da avere a quel momento la situazione, che chiaramente se vi è un divario, una forbice di punti notevole, difficilmente questa forbice si può chiudere. In pochi minuti ancora un minuto, per cui abbiamo, ma non vedremo la fase finale di questa ripresa. Comunque vediamo se riusciremo ad avere il punteggio fra qualche secondo. E Mura sta dando fondo a tutte le sue energie, sfatando per un momento la legge che lo voleva in difficoltà nella terza ripresa. 6-5 infatti ha ridotto da 6-4 a 6-5 il vantaggio di Perugino. Ancora un destro di Mura che non sappiamo se i giudici avranno visto e calcolato, ovviamente. 7-5
varia. Ringraziamo Antonio Creti per la solerzia con la quale ci tiene aggiornati proprio in previsione della interruzione. Ancora il colpo di Perugino, questa volta siamo 8-5 probabilmente, di nuovo un conteggio e a questo punto la vittoria di Antonio Perugino si sta delineando abbastanza netta. No, rimane, sì, infatti 8-5, e non vi dovrebbero essere più dubbi sulla vittoria di Antonio Perugino, che così approda anch'egli alle finali, alla finale dove incontrerà Cristian Sanavia. Bene, dobbiamo chiudere, la vittoria di Perugino ormai è assodata. L'appuntamento con le semifinali è questa sera 23:30 circa, sempre su Rai 3. Linea allo studio. Poi 3 anni passati nel carcere di Penfield, nell'Indiana, a scontare la pena dovuta al reato, come sapete, di stupro. Quindi un Mike Tyson che rivedremo sul ring dopo quegli 89 secondi, velocissimi secondi, che caratterizzarono il giorno suo, il giorno del his back, il giorno che è del grande ritorno. Molti elementi rimasero in sottofondo, molte discussioni su quella che fu l'esibizione di Mike Tyson. Oggi avremo la possibilità di una seconda verifica per quello che potrà essere il futuro di Mike Tyson. Nella riunione un ruolo particolare ha avuto l'incontro che vi proponiamo ora tra qualche istante, almeno nelle sue riprese conclusive, per quello che ha offerto dal punto di vista agonistico, che può servire come warming up, come avvicinamento, come riscaldamento per entrare nell'atmosfera per meglio godere quello che sarà poi l'esibizione di Mike Tyson. Il confronto era per il titolo dei medi junior.